Buonasera a tutti, cari amici e cari amiche di Nova Network Media, in questa puntata di Chiacchiere d'estate, una famosa frase di una canzone che mi ricorda tanti anni fa. Chiacchiere d'estate, lo sapete bene, non è altro che una chiacchierata settimanale, in seconda serata, insieme a degli amici. Io lo vedo sempre ben sorridente, sempre presente, non è mai mancato un appuntamento di qualunque tipologia di format che andiamo a fare. Chiacchiere d'estate è ovviamente in onda sulla nostra pagina Facebook Nova Network Media e ovviamente anche su YouTube. Io do più che il benvenuto, do il ben trovato a casa, perché Nova Network è anche la sua casa, al dottor Alessandro Nardelli, direttore di Impuglia 24. Ciao Alessandro, buonasera. Buonasera Fabrizio, allora, no, dottore, chiamami Alessandro semplicemente, siamo amici da tanto tempo. Come detto, questa è casa mia e ti ringrazio per avermi ospitato. Facciamoci una bella chiacchierata fra amici, Alessandro. Sai benissimo che questo programma è seconda serata, no? Quindi meno ignorante di quello che facevo la mattina in piena, no? Quando c'era la pandemia, dovevamo fare un po' di intrattenimento, un po' di compagnia agli amici che ovviamente erano costretti a rimanere a casa. Alessandro, io so benissimo, tu fai tante cose, però chi è Alessandro Nardelli? Racconta, chi è Alessandro Nardelli? Diciamo che me lo chiedo sempre anche io. Per me, credo che Alessandro Nardelli sia semplicemente se stesso e cerco ogni giorno di mettermi alla prova, Fabrizio. Amo portare avanti dei progetti sempre più ambiziosi e sempre più importanti. Voglio misurarmi con situazioni sempre più difficili. Delle volte ci si riesce, delle volte non ci si riesce, ma si riparte. Quindi l'importante è ripartire sempre, sia dai successi che dagli insuccessi. Cioè, ci sono delle famose correnti di pensiero, anche il CEO della società per la quale lavoro dice sempre che i fallimenti sono i
punti di partenza che servono per migliorarci e raggiungere i nostri obiettivi. Quindi credo che non che tu abbia avuto dei fallimenti, era per dire, allacciandomi alla parola che hai detto, provo, ci riprovo, riparto e quant'altro. Se non si sbaglia, io credo che se non si, tu sbagli poche volte, sinceramente, perché sei sempre stato uno precisino, ti piace essere perfezionista, però nella vita sbagliare, no? Magari intraprendere delle strade e sbagliare ti porta a crescere, no? È quel famoso bagaglio di vita che ognuno di noi fa. E quindi sbagliare. Che magari fallire può essere intrapreso in una maniera sbagliata, però sbagliare i punti d'arresto non trovi che possono essere quei famosi, no? Guardando anche il famoso bicchiere mezzo pieno, un punto di partenza, un punto di un trampolino di lancio per avere la grinta e affrontare nuove sfide. Ecco Fabrizio, io ho, nella mia vita ho appreso sempre da tutti, sia dalle situazioni positive che dalle situazioni negative, e ce ne sono state tante anche in questi ultimi anni. Quindi credo che non parlerei, ecco, di fallimenti, ma parlerei semplicemente di situazioni in cui non mi sono sentito valorizzato, ma anche da queste ho appreso. E poi ovviamente ho scelto di fare da solo, perché se gli altri ci riescono, io non mi sento inferiore ad altri, quindi se ce la fanno gli altri posso farcela anche io. Quindi non parlerei proprio propriamente di fallimento, ma di situazioni in cui non ci si sente valorizzati, quindi è giusto cambiare. No, io ho usato il termine fallimento perché la frase recitava quello, era da intendere punto di arresto, fondamentalmente. Alessandro, in Studio 24, parlami di questo bellissimo, no, progetto che ti ha visto finalmente, no, dopo Sono diversi. 13 anni quasi. No, appunto, sono 13, sono tanti anni, hai collaborato con tante, no, con tante. Testate, tante attività, abbiamo fatto radio insieme anche tantissimi anni fa, e ti ricordi anche le famose rubriche sportive, insomma, c'ho un ricordo stupendo che ogni volta che ci vediamo davanti anche di persona ne parliamo sempre. In Puglia 24, e poi vorrei, iniziamo da questo punto, in Puglia 24, che cos'è? Perché secondo te c'era quella, io credo, no, che tu avevi proprio l'esigenza di creare, oltre a una, dire, la famosa costola di Alessandro Nardelli è nato, no, in Puglia 24, e poi vorrei che tu mi raccontassi com'è stato quest'ultimo anno. Ecco Fabrizio, tante domande. Io partirei dalla mia creatura in Puglia 24. Siamo ad un anno dalla nascita. Aprile scorso abbiamo fatto un anno. Per me è un motivo d'orgoglio ed è molto importante, perché ho una squadra valida con la mia vice Rossella, che è una ragazza d'oro e di una disponibilità immensa. Molto brava, molto professionale a livello lavorativo, e io lo ritengo una grande fortuna poter collaborare con lei. Poi c'è anche un altro ragazzo che da poco ha deciso di collaborare con noi, Matteo, speriamo bene. E siamo in piedi dopo un anno. Non avrei detto che dopo un anno avrei potuto raggiungere questi risultati. Sono molto contento perché abbiamo molte visualizzazioni, siamo radicati sul territorio e ci stiamo facendo conoscere. Fabrizio, noi speriamo di poter arrivare a 10 anni. Un anno mi sembra anche troppo poco per il momento. Sono certo che ce la faremo, perché Io direi quando si inaugura i famosi 100 di questo giorno e i compleanni, che io ci ho messo quasi 30 anni per capire che cazzo significasse 100 di questi giorni, perché io credo che chiunque di noi, no, da bambino dice 100 di questi giorni come se dovessimo morire dopo 100 giorni, invece erano 100 anni, ci ho messo un bel po' a capirlo.
No, vabbè, a parte gli scherzi, ti auguro veramente diverse decine di anni di candeline da spegnere per quanto riguarda questa testata. Rimanendo proprio su questo filone, no? Quindi è stato comunque un anno abbastanza interessante, abbastanza produttivo, molto pieno. Dove i pro e i contro, no? Portano a capire, no? A fare quella famosa cernita per capire cosa va e cosa non va, no? nel mondo dell'informazione. Perché lo sappiamo benissimo, no? Quindi magari te lo chiedo, secondo te, se, e credo che sia un sì, quanto sta cambiando, no? Questo modo di fare informazione, secondo te? Cioè, rispetto a quando eravamo ragazzini, rispetto a quando c'erano i nostri genitori, il mondo ovviamente è una cosa, no, è una cosa scontata, cambia, quindi cambia tutto il modo di fare informazione. Però io credo che anche in questi ultimi 5 anni, 4, diciamo che la pandemia ha comunque accelerato determinate cose, no? Infatti, se ti ricordi bene, famose dirette, no? In apertura l'ho detto, quelle famose dirette che si facevano per fare compagnia, poi, vabbè, se ti ricordi, io già questo modo di fare sul web lo facevamo già 15 anni fa in radio, in TV e quant'altro, quindi sono sempre sentito modestamente, modeste a parte, un promotore, un visionario di queste cose. Però nello specifico dell'informazione, quanto è sta cambiando radicalmente il modo di comunicare, di fare informazione, soprattutto giornalistica ovviamente, sta cambiando, Alessandro, in che maniera secondo te? Sta cambiando, è cambiato, e forse siamo a un punto di non ritorno, ma in negativo, Fabrizio, perché siamo arrivati al punto in cui tutti si sentono in diritto di dire e di scrivere qualcosa anche quando non ne hanno le competenze, quindi siamo arrivati qui, ecco, tutti si sentono giornalisti, tutti si sentono redattori, e addirittura io sentivo parlare l'altro giorno in un incontro pubblico che secondo alcuni sarebbe da eliminare l'ordine dei giornalisti. Io invece vado controcorrente, Fabrizio, ci vorrebbero delle maglie ancora più strette, perché per fare giornalismo, per fare informazione, bisogna essere accreditati, dei soggetti accreditati e dei soggetti validi. Altrimenti qualsiasi blogger, qualsiasi scrittore si sente in dovere di dire io sono giornalista. E non è assolutamente così. Siamo in un mondo di disinformazione, di fake news, di complottismi, e proprio per questo abbiamo bisogno di maglie ancora più strette. Chi vuole fare giornalista deve seguire il percorso del giornalista, lo deve fare seriamente. Chi non lo è ancora, pubblicista, si deve affiancare a persone che lo sono o professionisti validi che possano insegnare loro il lavoro. Io è quello che sto facendo con la mia squadra, quello che ho fatto anche con alcuni ragazzi che vogliono diventare giornalisti, abbiamo fatto delle lezioni di giornalismo, è fondamentale questo. Etica e soprattutto molta voglia di fare. Chi non ha voglia di impegnarsi e di scegliere le strade tradizionali per diventare giornalista può continuare a scrivere i propri deliri sui social, senza però accreditarsi come giornalista. Sai benissimo che il web è il mondo più libero, no? E democratico come la musica, sostanzialmente. Quindi quello che hai detto sposa a pieno, io lo dico sempre detto per quanto riguarda la musica, ma qualunque anche dell'improvvisazione, tipo uno che non è medico non può fare il medico, no? Quindi qualunque tipologia, la passione è un discorso. Avere un percorso formativo è un altro, no? Per dire alla Pirandello, 7 personaggi in cerca d'autore, raccontava bene quello che. Ne abbiamo più troppi di personaggi in cerca d'autore. Però l'invito che secondo me pesa di più, non so, bisogna fare affidamento più all'intelligenza del lettore che alla stupidità dello scrittore, cioè nel senso che chi legge deve avere comunque. Deve capire, no? Il problema è anche questo, Fabrizio. La gente eh, si è
praticamente, come posso dire, si è disinnamorata con i social, con i giornali online, lo dico, cioè, si legge, cioè, con i giornali online non tanto, più che altro con i social, si legge poco, si tende a guardare l'immediato. Si leggono le prime 3 righe di una notizia anche sull'online, non mi nascondo. E basta. Questa è Il una web cosa molto. è un'arma a doppio taglio, io ti dico sempre, no? In situazioni ancora molto più serie rispetto all'informazione, perché tu puoi essere libero di informarti o no, se sei informato Certo. vai avanti, una persona che non si informa non può andare avanti, però c'è molta gente, questo è quello che io spero, no? Di togliere, che tutti noi ci togliessimo questa famosa abitudine, dottor web, no? I famosi dottor web, quando andiamo a ricercare sul web. Quello Gente che magari disabituata. sì, però quando per tipo no, va a cercare, ho mal di testa e vado a cercare sul web, mi fa male la gamba, vado a cercare sul web. Il web va utilizzato, va saputo utilizzare, no? Io ogni giorno in azienda dico sempre: non c'è rivoluzione sociale, non c'è rivoluzione tecnologica che non può andare a pari di passo scusa, lo sviluppo tecnologico non può andare di pari di passo senza uno sviluppo sociale, nel senso che se lo sviluppo sociale è così, l'arma tecnologica è un danno. Cioè, se lo sviluppo tecnologico è sociale è più alto, se l'uomo è sviluppato socialmente, intendo che deve essere, non siamo sviluppati, però molta gente non lo è. Quindi il web, la tecnologia deve essere saputa sfruttare, non attingere come oro colato. Nella medicina, dicevo prima, no? Uno sta male, cerca cosa, le probabilità di qualcosa che può essere, che si allarma, ovviamente è grave anche allarmarsi, non bisogna mai, però se hai dei dolori, si va dal medico. Se devi studiare, vai su libri, ma anche sul web social, però prendere per oro colato tutto quello che passa dal mondo del web, soprattutto dai social. I social sono, no? In questo caso è una grande parte, no, della nostra vita, però è anche purtroppo dannosa, beh, se non viene utilizzata. Ecco perché deve esserci uno sviluppo sociale, Alessandro. Certo, noi giornalisti siamo un argine, io ritengo che siamo un argine nella disinformazione, infatti la prima regola nella mia redazione è quella: ampliate le fonti, non vi basate solamente su un articolo, guardate più articoli, 3, 4 articoli e poi capiamo cosa bisogna scrivere, perché noi abbiamo in mano un'arma fondamentale, importante, che è quella dell'informazione, che può fare male. Se usata in maniera impropria. Per questo noi abbiamo il dovere di informare e non di disinformare. Detto questo, la cosa che poi a me preme molto, Fabrizio, è questa. Io sono del parere che se da un lato bisognerebbe stringere le maglie dell'ordine del giornalismo, dall'altro lato bisognerebbe aumentare le tutele. È importante anche questo. Non so se sai, ma noi giornalisti siamo tutelati fino a un certo punto. Ad esempio, se tu sai, i collaboratori, coloro che collaborano per i giornali cartacei come giornalisti, i collaboratori esterni hanno delle tutele pari, non quasi a zero, pari a zero. I direttori di giornali possono fare di loro tutto quello che gli pare e piace. Possono mandarli via da un momento all'altro senza dare alcuna spiegazione, senza giustificare. E questo credo che sia una cosa vergognosa. È vergognosa perché i giornalisti hanno, perdonami, dicevo, i giornalisti hanno bisogno di tutele, sia quelli a livelli più alti che quelli a livelli più bassi. Perché, come sempre, diciamo che a soffrire è sempre chi è più in basso. Diciamo che ci sono direttori più illuminati che sanno cosa vuol dire rispetto, sanno cosa vuol dire la tutela dei propri collaboratori, dei propri giornalisti, e ci sono altri direttori che vedono i giornalisti semplicemente come degli schiavi, ecco. Nessun rispetto, nessuna tutela. Scusami Questo lo sfogo, ma
No, ci mancherebbe, questo programma nasce per chiacchierare, si chiama Chiacchiere fatte apposta, però ovviamente tu nel tuo settore, però c'è da dire purtroppo che quello che dici tu è presente in qualunque ambito lavorativo dove c'è una scala gerarchica. Certo, io parlo del mio settore perché soprattutto parlo, diciamo, io. Allora io intenderei dire che il settore professionista, no? Cioè il professionista che collabora, diciamo che è questo magari il sistema che dovrebbe cambiare, perché in un'azienda comunque non sei un dipendente, cede quello che dici tu però fino a un certo punto. Paradossalmente il professionista che fa una collaborazione, che ha quindi, no, quella famosa libertà, la propria libertà di decidere, però può essere anche usata contro se stesso, perché collaborare, le collaborazioni possono essere intoccate da un momento all'altro. Però purtroppo questo succede in qualunque mondo lavorativo, dal dipendente, di qualunque tipo. Anche una questione di etica. Soprattutto una questione di etica e di parliamo anche di educazione, di chi deve gestire, perché poi fondamentalmente ci sono grandi casi, scusa se ti ho interrotto, no? Più meno è, come dire, professionista chi ha no, nella sala dei bottoni che decide, più danni. Quindi alla fine quindi fondamentalmente i famosi capi, io dico sempre che chi deve gestirmi deve avere almeno le mie competenze, non dico, però almeno le mie competenze. Non basta. Tanto nella vita ci sono questo famoso gioco dei ruoli, no? Ognuno cerca sempre la famosa scalata a successo, quindi. Non è una questione di ruoli, Fabrizio, è una questione che è di competenze, è una questione semplicemente di. Sì, però il ruolo gioca a sfavore. Anche di etica. Molte volte vengono messi nella sala dei bottoni persone che ritengo poco capaci, a livello umano più che a livello professionale, perché io non posso giudicare e non mi permetto di giudicare la professionalità dei miei colleghi. Io parlo di umanità. Chi deve essere al comando di una squadra, prima di tutto deve conoscere cosa vuol dire il rispetto, cosa vuol dire l'educazione. Se non c'è questo, è chiaro che poi i progetti naufragano. Ci sono chiaramente situazioni che vanno scemando, perché è proprio questo. Chi viene messo al comando non è valido. Ricordati sempre, come dicevano i nostri nonni, che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Certo. Ci fermiamo per la pubblicità, al rientro saremo un po' più leggeri, parleremo di musica, parleremo un po', no? Un po' di sorrisi. Sì, sì. Vedi, già la termine musica, il buon Alessandro sorride. Restate dove siete, consigli per l'acquisto, come direbbe il buon scomparso Costanzo, e ritorniamo subito nelle chiacchiere d'estate insieme allo zio Pibi e al nostro Alessandro Martelli.
Bentornati, cari amiche e cari amici di Nova Network, nelle chiacchiere d'estate insieme al vostro Bibi e al nostro Alessandro Nardelli. Ora iniziamo a sorridere un po', cerchiamo di essere più leggeri. Sai benissimo che la leggerezza è quella che mi contraddistingue un po' nel modo di fare, divertirmi e divertendo un po' la gente, anche se questo programma non ci sono canzoni, non ci sono musiche, non ci sono cose, però alla fine la musica deve essere sempre la padrona, cioè dove c'è Pibi c'è sempre musica. Parliamo un po' di musica, Alessandro, dai, sbottoniamoci un po', sempre le cose cattive, le cose, tanto i problemi della vita li affronteremo sempre, dove fin quando c'è musica c'è speranza. Certo, parliamo, molte volte la musica ci salva, la musica ci salva. Bellissimo. Sempre. La musica è quella, parlerei per anni senza fermarmi di musica, perché è quello che tu vai a collegare sempre, no? Io credo che musica, arte, poesia, qualunque cosa sia la tua passione, no? Io sono un amante della musica, di altre cose, è benissimo, no? Che da meno di un anno e mi è successa una delle cose più, forse la cosa più, anzi la cosa più bella che mi potesse succedere, che è quella di diventare papà. Quindi io quando mi chiedono, no, cioè all'inizio le classiche domande che ti fanno, ma che si prova a essere papà, visto, no, magari c'è gente che c'è stata prima di me, io dico guardate, quello che provi no, per il proprio figlio, figlia che sia, e quell'amore che trovi nei famosi testi, no? Di canzoni, di musica, di letteratura, qualcosa che non è toccabile con mano. Quindi io dico questa, no? Scusa questa massima, però vedi parliamo di musica, va a finire di amore, va a finire, cioè, quello che ti porta via. Che cos'è la musica per te, Alessandro? Cosa rappresenta per te la musica? Può essere anche una cosa negativa, attenzione, non è che devi per forza. Come ti conosco e tu so che sei anche tu un grandissimo appassionato di musica, che cos'è la musica per te? La musica, Fabrizio, ritengo che sia un percorso, un percorso che accompagna la vita di ognuno di noi, perché di fatto la musica la si associa a momenti belli, a momenti negativi della propria vita, quindi come in ogni caso ci sono dei percorsi più lineari, dei percorsi più accidentati, e la musica è un po' come una macchina o come una moto che ti trasporta ti guida in questi percorsi. Come poi, Fabrizio, la musica vale tanto, perché ho fatto radio da quando avevo, penso, 21 anni, diciamo tra momenti di stop e momenti di ripresa, e poi io sono amante della musica, cioè quasi penso 400 dischi in vinile in casa, una collezione enorme. La musica, parlando di quest'anno, mi è stata molto vicina, ho avuto modo di ascoltare dei concerti bellissimi che non avevo, alcuni non avevo ancora ascoltato, come quello lì che ho ascoltato di Roberto Vecchioni a Francavilla Fontana, meraviglioso, cioè lui ha quasi 90 anni e ancora ne dà 10 a 0 a molti suoi colleghi. Poi ho visto Max Gazzè quest'anno, che l'ho rivisto con piacere con l'orchestra della Notte dell'Atalanta ad Alberobello, e tanti altri concerti che ho guardato con vero piacere, e quindi mi è stata molto vicina la musica negli ultimi tempi. Io poi sono uno che ricerca il bello anche nella musica, e devo dire la verità, uno degli eventi più belli a livello musicale di quest'ultimo anno l'ho visto ad Ostuni. Abbiamo avuto la possibilità di vedere un evento, di partecipare ad un evento con il maestro Alceste Airoldi, con un gruppo musicale, si parlava di musica anni 60-70, dalla musica jazz alla musica funky, cioè, diciamo si è fatto un po' un passaggio nella musica anni 60-70 che a me piace molto, infatti di questo dobbiamo ringraziare un'amministrazione comunale molto, molto illuminata, ecco, che
l'assessore Nicky Maffei, che è molto competente a livello musicale, porta e porterà degli eventi di altissimo livello nella città. Per esempio, noi avremo, se non sbaglio, lo studio dovrebbe esserci Tochigno, e poi ci sarà Bollani, quindi musica di alto livello. Ecco, detto questo, Fabrizio, la musica, come ti ho già detto, mi ha accompagnato molto. E fare radio è bellissimo, è una cosa che mi sono ripromesso che prima o poi vorrei rifare, non so quando, però mi è sempre piaciuto fare la radio. In default fai parte della squadra, quindi appena ricomincerò tra qualche settimana, barra pochi mesi, sai già, te lo dico. Te lo spoilerò davanti a tutti quelli che ci stanno ascoltando online, corrente, fai già parte della squadra. Quindi. Volentieri, grazie. Ricomincerò finalmente a fare anche un po' di radio, no, vecchio stampo in FM, quindi la radio, che mi manca veramente tanto. La musica, no, è una colonna sonora, ogni parte della... Quando io sostanzialmente chiedo sempre qual è la colonna sonora della propria vita, no? Io potrei dirne, questo periodo ovviamente la vita mi è cambiata nell'ultimo anno, quindi c'è chi ha una colonna sonora della propria vita che ricorda l'infanzia e te la porti in avanti, no? Fin quando sei maturo, però credo che ogni periodo della vita, no, c'è una colonna sonora. Che può essere una canzone speciale, una canzone che hai ascoltato in un momento quando emotivamente, no, è ripreso, che poteva essere tristezza, euforia, qualunque cosa, no? Perché nell'arco della giornata ascoltiamo diverse tipologie di musica, no? Uno che ascolta musica a 360 gradi. In questo periodo, Alessandro, in quest'ultimo anno, se dovessi pensare una canzone dove dice ok Fabri, questa mi ha accompagnato, questo in questo momento, ma magari è una colonna sonora della tua vita da quando sei nato, o comunque in questo periodo, qual è la colonna sonora della tua vita, Alessandro? Allora, Fabrizio, le colonne sonore della mia vita che hanno accompagnato i miei momenti belli, i miei momenti negativi, riguardano Claudio Baglioni. Io sono un fan sfegatato di Claudio Baglioni, mi ha accompagnato nei momenti di difficoltà, poi, e nei momenti belli. Poi devi sapere che il mio migliore amico, nonché il mio vicino di casa, condivide con me la stessa passione per Claudio Baglioni, quindi è anche amicizia. E poi sai, ci sono... Cioè... Dimmi un testo che vedo, non ho agganciato, anche se solitamente in quel comunque programma sai che ci parte sempre la canzone a sorpresa, però la voglio fare come quando lo facevo in radio, col famoso cellulare vicino al microfono, anche se ascoltando ancora. Dammi un testo che lo metto sottofondo, dai, dammi un testo. Allora, Fabrizio, la mia canzone preferita di Claudio Baglioni è Io sono qui, una canzone di rinascita. Che ha come sfondo, come videoclip, uno dei più belli che io abbia mai visto, perché si è girato alla piana di Castelluccio di Norcia con l'infiorescenza delle lenticchie, una cosa meravigliosa. Se si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Sì, qualcosina si sente. È molto sentimentale questo momento, però ci tenevo a farlo, lo sai. Rappresenta molto perché è una fase di rinascita, ecco, e io lo considero quella canzone il punto di rottura tra il Claudio Baglioni delle ragazzine, Agonia, che piaceva alle ragazzine, e un Claudio Baglioni più impegnato, che dai testi, secondo me, ha avuto tra i testi migliori di sempre, e quindi per me vedo questa canzone anche come nella mia vita, un punto di rottura in cui si dice bisogna abbandonare il passato e portare avanti il futuro. Attualmente invece la mia canzone, la mia colonna sonora che sta rappresentando questi giorni della mia vita è Giorgio Gaber, Un'idea. Perché? Perché Giorgio Gaber, questa canzone di Giorgio Gaber è il sottofondo dei miei prossimi eventi che organizzerò sulla città di Ostuni. Ne approfitto per poterne parlare. E in sottofondo, magari se riuscite a sentire, la metto pure. Perfetto. Bellissima.
le frasi, per esempio, no, un'idea, un concetto è un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Ecco, sono una frase bellissima, perché dice, no, sta a te, capito, vincere questa idea, cioè tu devi renderla concreta. I miei prossimi eventi si chiameranno Zeitung, cioè la terza edizione di Zeitung, che Zeitung vuol dire Stjernadustuni, ecco, il 3, l'8, il 9 e il 15 di settembre. Stjernadustuni sarà un evento dedicato alla città di Ostuni, perché Zeitung vuol dire intanto Ostuni, perché Zeitung, Stun, Ostuni in arabo. Poi in arabo vuol dire anche olivo, e poi vuol dire anche Palestina. Sono tre termini legati tra di loro. Quindi io ho deciso di ripartire. Allora, ad Ostuni abbiamo avuto degli eventi bellissimi. Abbiamo ogni anno un'emozione chiamata libro, che è fantastica. Quest'anno abbiamo avuto anche Dolce Gabbana, la sfilata. Però Fabrizio, noi abbiamo il dovere di dimostrare che siamo anche le radici della città. Dobbiamo ripartire anche dalle radici della città per far vedere chi siamo, da dove siamo nati, da dove partiamo. E per questo io in questa terza edizione l'ho dedicata prettamente alla città di Ostuni e alle radici della città di Ostuni, in modo da poterle integrare a quelle che sono gli eventi storici della città. Faremo quattro eventi. Il primo sarà riguardante gli olivi monumentali e il bianco, quindi ci sarà una visita a Masseria Brancati sugli olivi monumentali e dei dialoghi, e ci saranno dei laboratori sul bianco dell'associazione Luscupariedd. Poi ci sarà il secondo evento riguardante i simboli di Ostuni, no? L'olivo e il bianco, perché bravissimo. Ma non solo, ci sarà come seconda serata un evento sulla cultura oronziana e blasiana, quindi Santo Oronzo e San Biagio, altri due simboli santi della città di Ostuni. E ci sarà Enza Urisicchio, che discuterà e dialogherà su questi argomenti al chiostro di Ostuni. Poi, come terza serata, sempre al chiostro di Ostuni, un evento sul culto dei rosoni di Puglia. E Ostuni è, diciamo, è tipica per il rosone della cattedrale. E ci sarà un professore, il professor Antonio Gelormini da Troia, che parlerà dell'internazionalizzazione del culto dei rosoni di Puglia. E ci sarà Ilaria Pecoraro di Italia Nostra Sezione Messapia, che parlerà del rosone di Puglia di Ostuni. Come ultima serata, Fabrizio, poi vi chiudo perché sono vi annoio, ci sarà un ultimo evento riguardante la Palestina e la città di Ostuni, una sorta di interscambio culturale che vedrà dialogare il sottoscritto con Mohamed Afani, il console, scusami, il rappresentante della comunità palestinese Puglia Basilicata, ma soprattutto ci sarà Nichi Vendola che presenterà il libro Patrie. Sarà ospite ad Ostuni e ne sono contento, ne sono orgoglioso. Un evento che stiamo organizzando con la Proloco di Ostuni APS, che mi vede come direttore artistico e che mi rende orgoglioso, perché, come disse l'altro giorno un amico mio, non per vantarmi, ma lo disse lui, io ne fui orgoglioso, disse: riesci a portare avanti, a fare delle cose che gli altri possono soltanto pensare. Fabrizio, io questo mi inorgoglisce e mi dà la forza per andare avanti e fare tante altre cose. E io colgo l'occasione, lo spunto in quello che hai appena detto, e faccio un passo a quello che hai detto tipo un minuto fa, dove hai detto le nostre radici e da dove arriviamo, no? Perché se non sappiamo da dove arriviamo, che cosa, no? Non si può guardare al futuro. E quello che ti voglio chiedere è: dove vuoi arrivare, Alessandro Nardelli? Dove stai andando? Cosa vorresti, cosa vuoi fare? Dove stai andando? Questo bel viaggio lavorativo,
dove ci metti veramente passione, dove vuole arrivare Alessandro Martelli con questo viaggio? Una bella domanda. Come diceva Dante Alighieri, il prossimo step, io sono un sognatore, no? Io da bambino volevo fare il pilota. E tutti i bambini, no? L'astronauta, anche il pilota, no? È un sogno ricorrente. E io sono un sognatore, no? Io, per esempio, se uno mi dicesse dove vuole arrivare, io risponderei seccamente dove vuole arrivare, perché comunque avere dei sogni aiuta, no? Sempre. Non sogna, credo che chi non sogna non viva appieno la propria vita, perché chi non sogna sopravvive. E chi non sogna è di passaggio, non siamo tutti di passaggio, però avere dei sogni porta quella famosa grinta, no? per cercare di raggiungere, no? Perché bisogna avere sempre degli obiettivi. Può essere anche uno step imminente, Alessandro, non per forza voglio fare il rettore universitario, anche un prossimo step. In che direzione sta andando, Alessandro? Allora, ecco, facciamolo in questa maniera, in questa domanda magari. In che direzione Fabrizio, Dante Alighieri diceva: nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che era dritta via e era smarrita. Ecco, noi Fabrizio, no, al di là della dritta via, noi siamo due sognatori, ecco, anche io lo sono. Credo che dobbiamo puntare sempre al massimo. Quando si organizza qualcosa bisogna sempre cercare di fare un gradino di più e farla meglio, fare di più di quello che si è fatto. Chiaramente delle volte i sogni si scontrano con la realtà, però abbiamo il dovere di sognare, di rendere concreti i nostri sogni. E se ne hanno le capacità e se ne ha soprattutto la forza morale, la forza mentale, credo che si possa fare. Il mio futuro lo vedo come giornalista, ma chissà, anche come insegnante, sono iscritto nelle graduatorie dell'insegnamento, chissà se dovessero chiamarmi, sicuramente a me farebbe piacere fare l'insegnante, è un lavoro che è una vocazione più che un lavoro, ecco, a me piace, mi sento portato per fare l'insegnante, senza però trascurare il giornalismo. Ed è quello che ti auguro di cuore. Alessandro, dai un po' di contatti, come fare a seguirti, dove riuscire a essere sempre informati, soprattutto con il Puglia 24. No, siamo al contrario. Anche no? Altri progetti che stai portando avanti. Telecamera c'è al contrario, quindi tocca dirmelo. Allora, il Puglia 24, come dicevo, sono tutte le news della Puglia, copriamo l'intera regione Puglia, e il nostro sito è www.impuglia24.it, l'email è redazione.impuglia24@gmail.com per chi ci vuole mandare i comunicati stampa, e se volete vi do anche l'IBAN se volete lasciarci un contributo, no scherzo. Oh, già, quello devono farlo a me, con l'IBAN, ecco. Avrei impresso per fare un bonifico. A parte gli scherzi, abbiamo anche un canale YouTube, un canale Facebook e abbiamo anche Instagram, quindi siamo coperti appieno. Quindi seguite in Puglia 24 su tutti i canali, a partire dal sito web, dove è la madre di tutte le informazioni che poi va a spalmare sui suoi canali. Fabrizio, se c'è qualcuno in ascolto che ha piacere, vuole scrivere qualcosa, che vuole cimentarsi con il mondo del giornalismo, può contattarmi e volentieri diamo spazio a tutti noi. Qualcosa che ho scritto, qualche articoletto che ho scritto per il mio sito, l'hai letto anche tu, quindi poi magari mi dai anche qualche giudizio in merito al modo di scrivere, perché a scuola mi piaceva scrivere molto il saggio breve, no? Ti ricordi le scuole si insegnavano a scrivere il saggio breve, poi ci hanno insegnato a scrivere l'articolo, ci hanno insegnato sì, diciamo che è qui che bisogna partire, però non sono giornalista, come hai detto prima tu, non posso fare giornalista, ma perché non lo sono, e sinceramente preferisco fare qualcosa di più leggero che andare fare informazioni, devi avere veramente una vocazione per farlo, perché se lo fai perché lo vuoi fare perché credi di poter guadagnare, lo fai in una maniera sbagliata.
Anche perché il nostro è un lavoro fatto è puramente vocazione, anche perché non si guadagna molto con il lavoro di giornalista, lo dico, sono onesto. Vabbè, tu Quindi hai appena ormai comprato perché una ti piace. casa a Miami, so che hai appena comprato una casa a Miami, e Grazie. in questo momento ti trovi a Praga, vedo, no? Quindi... Grazie Alessandro, grazie per aver accettato l'invito, come direbbe Maria De Filippi, sempre presente, sempre sul pezzo. Ti ringrazio di cuore e ci vediamo presto per una birretta fra vecchi amici. E ricordati che Volentieri. da qualche settimana si riparte, quindi non allontanarti molto, va bene? No, siamo sempre qui. Grazie a Grazie tutti Fabrizio. per averci seguito e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi!